Ciao a tutti amici sportivi di YouTube, questa è Tarta TV, come potete vedere dal logo qui sotto, e io sono Aldi Stein, Tarta TV, la TV generalista ma soprattutto juventina. Oggi siamo qui come vi avevo promesso nel video precedente per parlarvi dell'Europa League. Soprattutto di quello che hanno fatto, soprattutto, di quello che hanno fatto gli italiani in Europa League. Cominciando dalla Roma. Cominciando dalla grande Roma, che ha fatto veramente un partitone, ha dominato, anche se non è che aveva conto chissà che avversario, vittoria a Pisa, proprio con l'Atalanta vanno a perdere, poi, ma, 1900 euro ho perso per colpa con l'Atalanta, sono andati a perdere. Grande tripletta di Dzeko, soprattutto grande gol di Perotti. Su Ramona. Grande gol di Perotti che sono convinto che però quello non fosse un tiro in porta. Io sono convinto che fosse un cross al centro. Anche perché c'è stato, diciamocelo, non è andata direttamente in porta, ma c'è stata una deviazione. Quindi, è più facile che quella rabona l'abbia fatta per riuscire a mettere la palla al centro. Non voleva di là tirare, ma anche perché non è andata una posizione proprio per tirare in porta, ad essere sinceri. Si può capire se sei un grande campione, lo sei, però non sei ai livelli di Maradona, questi che lo facevano in natura, no? No, grande Perotti, andiamo 10 lui per questo gol. Grande delusione della Fiorentina, che perde, però non è ancora fuori, perde 3-2 col PAOK, però mi pare che se la può ancora cavare con un pareggio, la può fare, però sarà molto duro. Invece altra delusione al Sassuolo, invece Sassuolo ne esce a testa alta, secondo me non ha giocato malissimo, due errori ha fatto, gli sono costati gravi, cioè tre errori sono costati gravi. Uno grave cave del portiere, ha fatto l'errore, e gli altri dei difensori, no? E ha perso 3-2. Insomma, ha fatto una bella Europa League. Ha lottato comunque, non è che non ha lottato, per me ne esce a testa alta. Ma quelli che veramente si devono solo vergognare, ma veramente, perché non lo dico solo io, lo dicono pure i tifosi suoi. Inter con l'Apoel, con la birra Peps, con la squadra israeliana. Ma come si fa? Il primo tempo vincevano 2-0, stavano dominando. Poi entrano in campo il secondo tempo con le mani in tasca e la sigaretta in bocca, praticamente. Cioè, come superiorità, come se la partita invece l'avessero in tasca. Come ci devi entrare, devi credere di fare il 4-5-0 di vincere là. No, sono entrati in campo, non è il mio momento. Sono lasciati andare. E ne picchia tre papi, 2-0, 3-2, hanno perso. Madò. Mamma mia, Andanovic che si fa espellere. Quel coglione. Sei coglione Andanovic, lo devo dire. Quando mi danno fastidio queste cose, nel primo tempo si mette a perdere tempo. Sono proprio cose neanche all'oratorio, proprio, queste perdite di tempo stupide. Che esce la palla, non la si recupera subito. 3 ore per riuscire a fare il campo. Poi quando lo fanno con della Juve mi dà fastidio, mi dà proprio fastidio. È una cosa brutta da fare. Addirittura sono quelli più vergognosi che istruiscono i ragazzini, racchetta palle li istruiscono a perdere tempo. Se esce la palla, mettici un po' più di tempo se ci serve tempo. Se stiamo vincendo. Mettici un po' più di tempo di metterla dentro. Ma dai. Mi dà proprio fastidio sta cosa. Tanto gli è costata fare sta stronzata, si è presa la munizione prima di tempo, che al secondo fallo gli è costata l'espulsione. Al secondo tempo, ha inguaiato la squadra. Bravo! Poi il terzo errore arriva da un errore di Carrizo, altro portierone proprio. Vabbè, magari non era preparato, che doveva entrare. Non se l'aspettava più di tanto. Quindi,
È entrato un po' così, la pressione della partita che era importante, perché poteva causare, come è successo, l'espulsione dell'Europa League. C'era questo peso sulle spalle e adesso ce l'ha su... ancora di più, ce l'ha sulla coscienza adesso invece che sulle spalle. Perché non puoi all'ultimo fare un rinvio e buttare la palla e farlo laterale. La devi rinviare avanti, sotto in aria devi andare, devono tentare di fare il gol. Non che la butti in fallo laterale vicino a te, giustamente da lì ripartono gli avversari e rimane in porta e fa un gran gol, è bellissimo gol, l'ultimo gol, l'ho visto il Beersheba. Arrivano e fanno gol, ma di sopra ma gol. E perdi la partita e perdi pure qualificazione. Tre gol e a casa Inter, a casa! Cambia il maestro, ma non cambia la musica qua. Pure con Pioli non è che ho visto grandi cambiamenti. Uno diceva a gennaio c'è il mercato di riparazione. No! Ausilio ha già dichiarato che a gennaio venderanno soltanto. Poi già se ne inguagliano, se ne vogliono inguagliare ancora di più, faranno solo soldi e si inguagliano un po' di più. Vogliono aspettare a giugno, fino a giugno tutti si andranno di Serie B, lo dico io di qua. Quelli a giugno se ne vanno in Serie B quest'anno. Se non ci vanno quest'anno non ci vanno più in Serie B. Perché stanno proprio inguaiati. Volevano incontrare la Fiorentina domenica prossima. E sono mazzato, mazzato da morto. Sono dopo. Poveri, sono sto mazzato. Bene, ragazzi, detto questo, io vi saluto. Spero che vi piaccia la nuova vista grafica del canale. Il nuovo nome del canale. Da Tarta TV, YouTube, è tutto. Il vostro Aldi Stein vi saluta. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Potete anche cliccare sul logo qui sotto. Dovrebbe essere per queste parti con scritto iscriviti. Mettete tanti mi piace, tanti like. Tanti niente dislike, solo like. Se, condividete, condividete, ricondividete, facciamo crescere questo canale. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti. Iscriviti perché ti tengo d'occhio io, iscriviti. Iscrivetevi, iscriviti. Ti sei iscritto? Bravo. Ciao gente.